Ok, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, volevo proporre un attimo l'uso di Blender per i file STL, quindi un po' rivedere il talk fatto su FreeCAD, quindi l'importazione del modello. Beh, in FreeCAD i passaggi erano questi: importare il modello, veniva convertito in mesh perché altrimenti FreeCAD, come molti altri software di CAD, non riescono a gestire in alcun modo il modello. Poi in FreeCAD si convertiva in solido, a quel punto si iniziava ad avere il controllo sul pezzo. Non so se vi ricordate, casomai basta riguardare un attimo il video del talk. E a quel punto, una volta arrivati ad avere il solido, per fare modifiche sul pezzo, quindi aumentare, non so, chiudere un foro, aprirne un altro, spostare qualche posizione del pezzo per adattarlo, perché spesso capita a chi arriva al CAD perché ha acquistato una stampante 3D e ha necessità di modificare i pezzi scaricati da Thingiverse senza fare riferimenti alcuni a Claudio, e piccole modifiche da fare a questi pezzi scaricati per aggiustarli alle proprie necessità. FreeCAD consente, tramite questi passaggi, di fare delle modifiche ed eventualmente ridisegnare tutto il pezzo, perché l'alternativa per molti software anche proprietari blasonati è proprio quello di ridisegnare tutto il pezzo. Cioè molti software proprietari CAD non gestiscono i file STL, e quindi un pezzo scaricato da Thingiverse da modificare, fondamentalmente l'utente deve completamente ridisegnarlo. Quello che volevo farvi vedere stasera è appunto la velocità di modificare un pezzo importato, un file STL, in Blender. Blender ha una versione stabile che è la 2.79, ma ho deciso comunque di fare la serata sulla versione 2.8, che è ancora in beta, ma ormai abbastanza affidabile, e comunque sarà il futuro. Oltretutto, la versione 2.8 è stata completamente ridisegnata e forse è un po' più semplice da utilizzare per i neutenti, per chi non conosce Blender. Pensavo di dividere un po' le serate, siccome veramente gli argomenti sono veramente pochi, ok? Dividere in una prima parte e una seconda parte. Allora, la prima parte è un po', vediamo un po' i passaggi che abbiamo fatto in FreeCAD l'altra volta, quindi magari come fare le misure, come centrare un pezzo, o alcuni trick così. La mia idea era quella che adesso sicuramente nessuno ha esigenza di modificare un file STL. Però quando succederà, quando vi capiterà, spero che andrete a riprendere questo video. Potete tranquillamente saltare la prima parte, magari sotto nei commenti del video caricato su YouTube, magari ci metto il momento in cui si passa alla seconda parte, e potete guardare solo i passaggi della seconda parte per arrivare velocemente alla questione, quindi riuscire a fare il lavoro e le modifiche che vi servono al pezzo. Okay? Allora, Blender
si scarica dal sito ufficiale, lo si decomprime, lo si avvia. Beh, io l'ho messo su una cartella, entrate nel directory, c'è un eseguibile, cliccate sopra e lui si avvia. Io ho fatto un lanciatore per comodità, però no, nessun problema. Allora, questa è la nuova versione di Blender. A differenza della 279, avete una serie di icone qui a fianco che sono abbastanza intuitive, cioè muovi, ruota, scala, e ci sono degli strumenti per misurare, degli strumenti per annotare. Io avvio un piccolo programmino che serve per farvi vedere le scorciatoie a tastiera da qua. Perché è veramente, cioè, se siete nuovi utenti, forse è più comodo cliccare sull'icona e quindi a questo punto riuscite a spostare il pezzo. Okay. Però poi vi accorgerete che se lo usate un po' di tempo ci sono delle scorciatoie che sono rapide e le trovate su migliaia di tutorial su web e anche i video di Dario Marini, casomai mettiamo il link che spiega come le basi di Blender e che sono molto più semplici, molto più comode. Allora, per confrontare, farò un attimo di paragone sulla serata, sul talk che avevo fatto su FreeCAD per la modifica di file STL. Come ho detto prima, il pezzo, il file STL veniva importato, poi convertito in mesh, poi convertito in solido per poter essere gestito. Blender tutta questa parte la salta, cioè Blender gestisce perfettamente in ogni componente, cioè gli oggetti, tutti gli oggetti sono composti da tre elementi, dalle facce che sono queste, dagli spigoli che sono questi e dai vertici che sono questi qua. Ok? Quindi i file STL, che sono oggetti sostanzialmente ignoranti di per sé perché non sono dei poligoni a facce triangolari, quindi non hanno nessuna intelligenza di base, per Blender sono gestibilissimi al massimo, quindi non serve una conversione. Tutto lì. Quindi li importate, non dovete fare conversione in mesh, in solido, niente di niente, e li gestite. Quindi, vediamo un attimo il discorso dell'importazione. Adesso, nella scena, quando l'aprite, ci sono tre oggetti qua. Scusate. Uno è il cubo e qui c'è una luce e qui c'è una videocamera. Bene, perfetto, è andato. Non mi aveva mai crashato a casa, ma sì. Quindi li potete tranquillamente selezionare tutti e tre facendo una finestra se volete, oppure premendo il tasto A. Quindi premete X oppure Cance direttamente, un tastino Cance per cancellare tutto. Se vuoi la versione di Blender 2.8 te la può passare Marco. Bene. Beh, non ci sono grandissime differenze, però. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è questa. Andate su Edit, Preferences. Nel tab Add-ons dovete abilitare praticamente la possibilità di importare i file STL. Quindi scrivete STL e vi appare l'addon, ciao. Lo flaggate qui. Perfetto, è già flaggato.
Dall'ultimissima versione non serve neanche salvare preferenze perché in automatico qui c'è un autosave preferences, quindi potete chiudere la finestra e a questo punto da file importa avete una voce STL, quindi siete in grado di importare i file STL. Io mi sono preparato gli stessi identici file dell'altra volta, sono questi, li seleziono tutti e due e faccio importa. Bene. Adesso diciamo che ci sono i tasti del tastiere numerico, se avete un portatile. Le viste si chiamano con i tasti, quindi 7 è la vista top, 1 è la vista frontale. Allora, se con i numeri, se col tastierino funzionano, perfetto. Se non avete il tastierino, come ad esempio l'Alien mio non ha il tastierino, ma solo i numeri sopra, ok, dovete andare su Edit. Preferences e sul tab input dovete abilitare l'Emule Numpad qui, cioè flaggate qui questa. Se, su keyboard e praticamente per poter avere le viste sui numeri dall'1 allo 0 e sopra gli F1 F2. Se avete il tastierino numerico a fianco, invece, probabilmente non avete nessun problema e non dovete fare assolutamente niente. Ok? Quindi abbiamo le viste 7, 1 e 3 fondamentalmente per visualizzare il pezzo da sopra. Cos'è che hai importato tu l'STL? Sì, casomai si può fare sulla chiavetta vi posso passare il file se volete provare, tanto se mi passi la chiavetta che vi passo i file. Passo tutto. Ok, chiedo i file STL per provare. Bene, a parte questa brevissima premessa, l'altro tasto che serve conoscere è il 5, che cambia la vista da prospettica a ortogonale. Dovete essere in ortogonale perché la vista prospettica altrimenti completamente va bene per altre cose, ma non per il disegno tecnico e per la nostra serata assolutamente no. Allora, arrivate a questo punto, se volete vi aspetto, tanto è una questione breve. Sì, vi conviene comunque salvare il file, tanto perché se per caso succede qualcosa fate un Ctrl S e dove preferite, schiamo Locvi con tanta fantasia. E salvate i file. Allora, adesso abbiamo due pezzi come l'altra volta. Abbiamo questo che è il coperchio e questa che è la scatola, almeno così abbiamo chiamato l'altra volta. Beh, così vediamo anche le differenze tra la 279 e la 2.8. Nella 279 avevamo i layer, quindi i vari livelli, qui sotto c'era una serie di quadratini, ce n'erano 16 mi sembra, e con il tasto M si poteva spostare l'oggetto selezionato al layer, al livello. Che a noi faceva comodo, quindi dall'1 al 16 mi sembra. E adesso la 2.8 di Blender abbiamo le collection e
mi sembra che Dario ne avesse parlato l'altra volta. Quindi, praticamente sono come IDEA. IDEA servono come molti altri programmi, come GIMP o come altri CAD, per contenere uno o più oggetti e per poterli selezionare, oscurarli, quindi renderli non visibili e lavorare meglio, diciamo, sul modello. Come si fa? Hanno tenuto la stessa scorciatoia, tastiera, quindi M serve per fare comparire il pop-up. Allora, per selezionare e deselezionare, dovreste avere il clic sinistro, a differenza del 279 che era il destro per selezionare. Qui è un clic sinistro come tutti i programmi, diciamo, classici. Quindi se selezionate il pezzo, lui diventa arancione nei bordi, il pezzo selezionato. E apriamo M e nel pop-up ci dice cosa vogliamo fare. Noi potremmo fare un nuovo layer, diciamo, una nuova collezione. E quindi questa la chiamiamo scatola. Facciamo ok. E qui nell'albero, nell'outline, qui abbiamo una nuova collection che è espandibile con l'iconcina, eccola qua. Questo è il pezzo che abbiamo spostato. Possiamo oscurare o il pezzo oppure la collection, quindi se abbiamo molti pezzi all'interno della collection si oscurano tutti, abbastanza intuitivo. E possiamo oscurare il pezzo. Selezioniamo il coperchio, premiamo M, nuova collezione e scriviamo coperchio. Adesso qui abbiamo coperchio. Vado troppo veloce? Sì, o uno alla volta o tutti e due lo stesso. Sì. Comunque anche questo è un passaggio che non è assolutamente obbligatorio, poi vedrete che per le modifiche che dobbiamo fare non serve creare una collection, spostarla su un livello diverso, è che magari adesso nei passaggi così iniziamo un po' a conoscere anche il programma, perché altrimenti il talk durerebbe 5 minuti. Sì, beh, ma ne selezioni uno, ma così o così. Lo giri con la rotella, tieni premuta la rotella del mouse e giri. Ne selezioni o uno o l'altro. Sinistro. Selezionato, premi M, non so su. Esatto, M, nuova collezione. E qui sull'outliner qua, sulla destra, dovresti avere la collection visibile. Ok? Bene. L'altra volta, prima di iniziare vi avevo detto che volevamo ad esempio chiudere dei fori, perché le modifiche normalmente sui pezzi sono, non so, aumentarne le dimensioni, chiudere dei fori, aprirne degli altri. Okay. L'altra volta abbiamo, su FreeCAD abbiamo convertito in solido, dopodiché facevamo dei solidi della dimensione, della forma adatta, e con questi, con un'operazione booleana, facevamo delle addizioni, delle sottrazioni, oppure c'è ad esempio anche le poppette che vedevamo, cioè i cilindri diversamente abili per il geometra. Queste qua li avevamo cancellate completamente facendo un'operazione booleana con un solido, dopodiché li abbiamo ricostruiti con dei cilindri e fatto
perché magari il passo, l'asse era sbagliato, i diametri erano diversi da quello che serviva a noi. Quindi, come vi ho detto, che tutte queste operazioni che avevamo fatto di là sull'altro talk non servono. Però avevamo centrato il pezzo rispetto al piano, l'asse XY, all'origine di Blender, che è questa linea verde e rossa, rispettivamente Y e X, perché spesso ci viene più comodo, ad esempio se dobbiamo fare un pezzo specchiato, se lui è già in centro, risparmi tempo è molto più comodo. E la cosa che non so se si possa cambiare in FreeCAD o comunque io non sono riuscito a trovare l'opzione, è quella di cambiare l'origine del pezzo. Cioè, una cosa è l'origine assoluta dei piani XYZ, è l'origine dello spazio di lavoro. Un'altra cosa è l'origine del pezzo. Ogni pezzo ha una sua origine, e che è determinata da quel puntino arancione qui, che adesso vi sposto questo perché fa solo che è questo puntino qui, che è quasi invisibile, ma è questo. Ok? Lo segno qua. No. È questo qua. Quel puntino lì è lo zero, diciamo, del pezzo, di quel pezzo lì. Ogni oggetto di Blender ha fondamentalmente un'origine a sé, sua. Cosa serve l'origine? Beh, l'origine serve per, ad esempio, per ruotarlo, per scalarlo, dipende da come impostiamo dei parametri qui in Blender, però può essere che ci serva anche per avere un riferimento da quel punto a qualcos'altro all'interno del pezzo. Ciao. E, mentre in FreeCAD, non so se si possa, comunque no, io non ero riuscito a spostare questa origine, in Blender è modificabile. Allora, Posso chiedere un problema? certo. No, siccome qui ho installato tutto, non so per quale motivo c'ho la selezione sul tasto destro e la selezione Sì, può essere, ma se cancelli ad esempio la cartella nascosta in home, in config, mi sembra, vediamo, cancelli la config Blender, sì, la config Blender 2.8, cancelli queste directory, si cancellano anche tutte le configurazioni, oppure devi andare su Edit, Preferences, Input, penso. Tasto sinistro, tasto destro, adesso Sì, ci sono interfase. tanti, te l'ho appuntato. No, questo è un internet, non un pad. No, io dico per avere Il la tasto selezione destro, sinistro. sul sinistro anziché sul Sì, destro. la transmission input forse. Ecco qua, su keymap forse. Seleziona con sinistro o destro. Sotto input, navigation, keymap, il tab preferences, lo Ah, espandi. select, quindi, ok, left, ma perché mi era andato su? Bene, allora, per centrare il pezzo, se mai avete necessità di farlo, ma ripeto, lo scopo di questa serata non c'è. Cioè, non serve per lo scopo di questa serata. Se volete centrare il pezzo, ad esempio, rispetto all'asse XY, dobbiamo entrare nella modalità Edit Mode, cioè ce ne sono due modalità fondamentalmente che servono a noi, cioè la modalità oggetto, che è questa qua, quindi si seleziona l'oggetto nella sua interezza. E la modalità Edit Mode. In questo caso
Noi abbiamo il controllo sui tre elementi che vi ho detto prima, cioè le facce, gli spigoli e i vertici. Per poterli selezionare anche individualmente, dobbiamo entrare in questa modalità. Quindi premete o il tasto Tab, che vi switcha da una modalità all'altra, oppure dal menu. Se preferite il menu, potete utilizzare il menu. Adesso vi faccio vedere un sistema velocissimo per centrare il pezzo con precisione. Se dovete centrare questo pezzo, probabilmente ce ne saranno altri 10.000 di sistemi, comunque io faccio così. Allora, avete queste tre iconcine che servono per selezionare i vertici, quindi i punti, diciamo, gli spigoli, quindi le linee, per intenderci, e le facce. La scorciatoia, se non avete, cioè se avete il tastierino numerico a fianco, è 1, 2, 3. 1, 2, 3. Però non del tastierino numerico, l'1, 2, 3 sotto l'F1, F2, F3. Se invece avete abilitato Emule Numpad, NISBA, cioè dovete utilizzare l'icona qua. Quindi selezionate praticamente gli spigoli. A questo punto selezioniamo i quattro spigoli alla base del pezzo, quindi selezioniamo, teniamo premuto lo shift, ne selezioniamo un altro, shift un altro, shift un altro. Adesso abbiamo tutti e quattro gli spigoli alla base selezionati. Noi gli diciamo a Blender di posizionare l'origine del pezzo nella mezzeria di queste quattro misure, quindi sarà perfettamente in centro al pezzo. Allora, la scorciatoia è Shift S. Per trovarlo sul menu, se volete, guardo, sinceramente uso sempre la scorciatoia Shift S. E gli diciamo di posizionare, si chiama 3D Cursor, questo strumento qui bianco e rosso, questo cerchio bianco e rosso con la crocetta. Posizioniamo il 3D Cursor sulla selezione. Quindi Cursor to Selected. Vedete, mi ha posizionato il cursore nella selezione. Ok, è perfettamente a livello dei tre spigoli che abbiamo selezionato, è perfettamente in centro perché gli abbiamo detto di posizionarlo sul centro. A questo ci siete? Non ti parliamo di centro. Allora, a questo punto uscite dall'edit mode andate in object mode, quindi premete il tab e da object. Da object gli dite di settare l'origine del pezzo sul 3D Cursor. Quindi adesso quel puntino arancione, adesso vi sposto il 3D Cursor così, quel puntino arancione adesso l'avete perfettamente in centro al pezzo e posizionato perfettamente, allineato ai tre spigoli, quattro spigoli. Ok? Ciao. Questa object dov'era Come? l'origine? Object set origin. Sì, sto spiegando una cosa che non è che serve per. Dimmi. No, dico gli spigoli è che passo dalla grade, cioè proprio quelle aggiuntive Sì, è chiaro, di oggi. poi. Se fosse spigoli a caso, lui andrebbe sulla mezzeria di quella sfigura geometrica lì, In questo caso al centro. diciamo che se avete esigenze diverse, perché il pezzo ha forme veramente strane, dovete centrarlo, No, sì. dico Beh, triangolo. comunque sia, se avete anche una forma stranissima e voi Sì, selezionate quello. tutto il profilo degli spigoli e volete la mezzeria perfetta, quando avete Al selezionato centro.
va sicuramente in centro. Okay. Bene, adesso per posizionare il pezzo al centro perfetto delle origini XY, ci sono vari modi, ma il più veloce è l'Alt G. Premete Alt G e lui va lì. Quindi ci ho messo 5 minuti per spiegarlo, ma per farlo veramente sono 3 secondi. Se adesso facciamo la stessa cosa su questo pezzo qua, vi faccio vedere, cioè a velocità diciamo normale, andiamo in edit mode, se volete adesso il pezzo è tutto arancione, quindi è tutto selezionato, tutti in questo caso gli spigoli oppure tutti i vertici oppure tutte le facce sono selezionate. Per deselezionare, allora A è per selezionare tutto, Alt A deseleziona oppure doppio A, A seleziona, doppio A deseleziona, però o A, Alt A per deselezionare. Seleziono 1, 2, 3 e 4 spigoli, ok? Gli dico di posizionare il cursore nella selezione, premo Tab, Shift S, Cursor to Selected, Alt G. Seleziono il pezzo, Alt G. E non va perché... set origin, sul 3D Cursor, Alt G e lui va lì. Se io vado a visualizzare l'altro pezzo, vedremo che è perfettamente un sopra l'altro. Comunque questa operazione qua è del tutto ininfluente, nel senso che poi vedrete che per fare le operazioni che a voi servono, cioè non so, alzare lo spessore di una scatola, spostare un foro, quelle cose lì, nel nostro caso è ininfluente che il pezzo sia perfettamente in centro oppure no. Comunque, se avete l'esigenza, diciamo che avete le conoscenze adesso per poter spostare il pezzo e centrarlo in una posizione che volete voi. Vediamo adesso effettivamente come modificare velocemente questa scatola qua. Supponiamo di voler chiudere il foro come abbiamo fatto sull'altra. Su FreeCAD, vi ricordo, abbiamo convertito, l'abbiamo reso solido, abbiamo fatto un solido con lo spessore della parete qui, quello qua, e poi l'abbiamo posizionato in centro al foro e abbiamo fatto un'operazione booleana di edizione e abbiamo chiuso il foro. Nel caso di Blender, tutti questi passaggi qua non servono a niente, cioè non si fanno. Cosa dobbiamo fare? Allora, possiamo selezionare i vertici, quindi i punti, diciamo. Selezioniamo i 4 punti tenendo premuto il tasto Shift. Ok. Non so se si vede, sono i 4 punti della finestra. Okay. Gli diciamo di unirli, facciamo un Alt M e ci appare un menu a tendina che ci dice: vuoi unirli al primo, al secondo, al centro, al cursore oppure collassarli in centro fra loro. Quindi collassare vuol dire il baricentro di questi 4 punti sarà il punto di unione. Potete provare, casomai fate CTRL Z, tornate indietro, fate collapse e il foro dalla parte di qua si è chiuso. Fate la stessa identica cosa sui 4 fori, sui 4 vertici qui, Alt M, collapse,
In questo caso vedete che qui c'è uno spigolo che se faccio un collapse, vedete mi crea una faccia che mi chiude il foro. Okay? Quindi potremmo dire, ad esempio, di selezionare questo, questo, questo e questo e di chiuderlo all'ultimo. In questo caso non mi crea una faccia che mi chiude il foro e il pezzo così in edit mode, cioè in object mode, è chiuso. Quindi ci mettete... Una volta selezionato il quadro vertici, sì, allora torno indietro. Sì, allora sì, torno indietro un attimo. Ecco qua. Selezioni i quattro vertici. Allora, prima di tutto vi conviene, poi ve ne accorgete perché vi capita prima o poi. Io ormai sono abituato, faccio un Alt A, quindi prima deseleziono tutto, perché potrebbe essere che avete delle selezioni precedenti. Quindi se vedete che fate un collapse e vedete una faccia che da dall'altra parte del pezzo collassa su quel punto, vuol dire che c'era un vertice selezionato. Quindi deselezionate tutto con l'Alt A oppure doppio A. E, niente, selezionate i quattro vertici tenendo ad esempio questo per ultimo oppure questo per primo. Alt M e ora Alt M e Merge. Sì, è il menu Merge. E gli dite di chiudere tutto all'ultimo. At last, perché dall'altra parte non c'è stato nessun problema. Dalla parte di qua, se io collassavo al centro, mi creava una faccia che mi chiudeva il foro. Si poteva comunque poi correggere, però tanto per non fare operazioni ulteriori, così avete chiuso un foro. Altra operazione che vi capiterà sicuramente di dover fare, magari di alzare l'altezza della scatola. Oppure fare un foro. Vediamo ad esempio alzare l'altezza della scatola. Allora, ci mettiamo, premiamo 1 sul tastierino numerico, mettiamo in wireframe, quindi il tasto Z fa apparire il pie menu. Premete Z, vi appare wireframe, solido, rendered e lockdev. Praticamente, wireframe, il fil di ferro, la modalità in trasparenza, solido, la modalità classica che siamo abituati a avere i pezzi normalmente. Questa è se avete applicato delle texture, dei materiali, nel nostro caso non è stato applicato niente, e questa lo stesso è una modalità che vi consente di vedere renderizzati le texture, i materiali che avete applicato. Comunque voi non ve ne frega niente, o wireframe o solido. Allora, se dovete fare delle selezioni, e se siete in solido, vi selezionerà solo quello che è visibile. Vedete? Ha selezionato qua, non seleziona dietro perché non lo vede. Quindi, se volete fare una selezione oltre la parte visibile, dovete andare in modalità wireframe e supponiamo di voler alzare lo spessore della scatola perché per voi è troppo bassa e vi serve più alta. Allora, andate in modalità, ad esempio, vertici, quindi premete 1 sulla tastiera, non sul tastierino, sulla tastiera. Fate una finestra di selezione che beccate tutti i vertici che sono sulla base di questo pezzo. Ecco, e qui te lo chiedo perché non l'ho trovato, quel bottoncino che esclude l'invisibile dall'invisibile, dove è finito? Allora, quello lì, sì, ho capito, dovrebbe essere... Beh, certo che se non l'hai trovato tu...
No, anche se cioè non l'ho trovato, non l'ho ancora cercato. Ah, non l'hai cercato. Perché sennò ogni volta devi passare i wireframe per essere sicuro di prendere anche quelli dietro e così via, no? Certo. Su uno di questi menu si può vedere solo selezionato. No, quando sei in modalità solida, tu puoi dirgli di includere nella selezione anche quello che non vedi. Altrimenti, se lo escludi, allora tu puoi selezionare più facilmente solo quello che vedi e sei sicuro che quelli che non vedi non vengono inclusi. Dipende da cosa stai facendo. Però nel 279 era bello lì, pap, a portare in mano. Qui non so come dovete affidarlo. Vero. C'è da qualche parte, ma... Vabbè, dai, continua. Sì. Abbiamo selezionato... Allora, o selezionate tutte le facce, andate in modalità facce, quindi selezionate faccia per faccia, ma è veramente complicato, oppure vi mettete, premete 1, vi mettete nella vista laterale, premete 1 sul tastino in alto per selezionare i vertici, fate una finestra di selezione che vi becca solo ed esclusivamente i vertici lì sopra, vi assicurate di aver selezionato su quella cosa lì, e a questo punto se volete alzare tutto, ad esempio di 1 mm, ecco, ho saltato il discorso della scala del pezzo. Vabbè, comunque si fa così, G che sta per grab, quindi sarebbe questo strumento qua che avete selezionato prima, vincolate l'asse Z oppure XY, dipende da in questo caso ho vincolato solo l'asse Z, però potrebbe essere che abbiate bisogno di spostare sull'asse X o Y, non dipende, e gli date il valore di spostamento. Adesso io do 1, però non so cosa sia perché ho saltato il passaggio della scala del pezzo. Quindi date la quota 12, 20, G, Z, 20, cosa fa? Ah beh, G, Z, è perché questo pezzo qua è, do 1000, questo pezzo qua è di dimensioni gigantesche. Allora, ho saltato un passaggio. Ho saltato un passaggio perché? Perché questo pezzo... Altra cosa è importante, basilare, da fare prima di tutto il resto, prima di tutti i passaggi, è di scalare il pezzo alle dimensioni corrette. Quindi, allora, se vogliamo proprio partire dall'inizio, dobbiamo dire a Blender, prima di tutto, l'unità di misura. Trovato, bravo. Poi ce lo spieghi. Allora, facciamo una cosa. Io chiudo... Anzi, ne faccio uno di nuovo, faccio un pezzo nuovo così lo... Scusate, CTRL N. No. Allora, ho saltato questi passaggi qua effettivamente. Allora, dal menu qui a fianco, andate su questa icona che è Shin. Shin sul tab units, qui length deve, cioè meglio settarlo in millimetri. Se dovete disegnare una casa magari mettete metri, se dovete fare una città magari mettete chilometri, ma per i pezzi nostri magari è meglio millimetri. Allora Shin, ok, da qui di fianco Shin unit, espandete. E qui l'unità di misura deve meglio settarla in millimetri. Io l'avevo già settata, però poi potrebbe essere che voi l'avete magari in metri o qualcos'altro. Ma potrebbe essere in millimetri? Solo la visualizzazione, perché altrimenti tu hai questo pezzo che lo vedi 2000 mm e 2 metri, però è abbastanza scomodo vedere le misure, cioè meno... La testa di un meccanico non consiglio. No, sì, sì, no, ma non c'è. Sì, solo per visualizzare. Ok, questo sarebbe il primo passaggio. A questo punto, magari
se lavorate sempre con impostazioni millimetri, magari fate un file default save startup file. Cosa fa questa cosa qua? Vi crea un, cioè il file che aprite di default, quando aprite un file nuovo, avrà già l'impostazione in millimetri. L'unica differenza è questa, se no dovete ricordarvi voi di settarlo, ma questa è solo per la visualizzazione delle misure, non c'entra niente. Allora. Vediamo un po'. Ok. 7, 5, ok. Allora, avvio così si possono vedere le scorciatoie. Sì, non abbiamo scalato i pezzi, scale 0001, probabilmente adesso i pezzi sono, allora sta roba qua della videocamera si può cancellare. Boom. Ho cancellato gli oggetti, sì. Sì. In millimetri sì. In millimetri. Beh, si può cancellare. Allora, le dimensioni qua sono 50,5 x 52,5, è giusto. Allora, se vi spariscono pezzi di oggetto, premete N, quindi fate comparire la barra qui a fianco, e su View è dipeso dalla videocamera, cioè non la videocamera, è la vista, quindi la dimensione minima della vista, no, clip start qui è talmente alto che la taglia, quindi la portate al valore minimo e non avete più il ritaglio del pezzo quando zoomate. Allora, beh, torniamo un attimo al discorso del pezzo. Abbiamo visto che, allora, premiamo tab, e deselezioniamo tutto, uno, andiamo in wireframe, selezioniamo tutti i vertici, facciamo G che sta per grab, cioè muovi, Z 1, e lui mi ha spostato tutte le facce di un millimetro. Quindi per cambiare le dimensioni è veramente istantaneo. Su questo pezzo qua la modifica è sicuramente più semplice, perché voi fate, andate in wireframe, fate una selezione ad esempio anche rettangolare, così non mi ha preso sta parte qua, però la seleziono ad esempio così, e se spostate di 2 mm ad esempio GX2, perché non mi sposta? Ah, ok, perché sì. Adesso avete spostato tutti i supporti delle viti di 2 mm. In sto caso qua è molto più semplice
Cioè, dall'altra parte ci sono tutte superfici collegate, quindi bisogna un attimo ragionare, vedere cosa si può fare. Ci sono cose più semplici e un po' più complicate da fare. Chiaramente avete il controllo totale del discorso, quindi diventa, a volte è veramente banale, cioè dovete alzare le poppette qui, selezionate questa roba qua, fate G, Z, 5, non me lo fa perché... GZ5, il block number attivato, e avete finito il vostro editing del pezzo. Cioè, questo qua lo esportate e è a posto. Cioè, questa operazione qua sugli altri software è impossibile da fare. Cioè, non la fate in questa velocità. Come può essere spostare i supporti delle viti, anche questa roba qua è una cosa abbastanza... che non riuscite a fare sta roba qua su un altro software. Ad esempio Fusion 360. Cioè, dipende poi da cosa dovete fare, perché ci sono operazioni più semplici, un po' più complicate. Lì, ad esempio qui, bisogna stare attenti, non prendersi a collarsi delle superfici che non c'entrano niente. In questo caso qua potete fare... GX e lo spostate dove volete. Okay. Il pezzo è già bello. Vabbè, qua ho preso delle cose sotto, ecco, questa roba qua bisogna controllarle. Ecco. Ok. Sì, ma comunque vale la pena provare, perché ridisegnare un pezzo di questi ci metti un giorno. Se devi alzare una scatola, se devi chiudere un buco, se devi alzare, cambiare, ad esempio, cambiare il diametro dei fori delle viti, ad esempio. Cioè, devi cambiare il diametro di questi fori qua. Non è proprio banale il discorso, Allora, supponiamo che vuoi cambiare il diametro qui di questa roba qua. Perché tu hai un file SQL, ma se tu disegni... Ah beh, lo so, se il file originale... Se ti fai tutti i livelli, allora non è... No, beh, allora... Se ti scarichi il file solito, se ti scarichi da... Sì. Sì. Un modello che dovrei adattarlo. Come? Esiste il programma di Google? Sì, sì, dopo te la faccio. Sì. Dopo. Supponiamo di voler ridurre il diametro di un foro o aumentarlo. Qua il boolean non è che serva, ok? Qui, in questo caso qua, l'unica cosa che dobbiamo stare attenti è il punto, il perno, il punto dal quale fare lo scaling, ok? Per spostare il punto di scaling, dobbiamo usare la scorciatoia che vi ho fatto vedere prima, cioè Shift S, e dire che il cursore va sulla selezione. Allora, adesso abbiamo il cursore sulla selezione, impostiamo qui non global ma carso, quindi vuol dire che il punto sul quale che Blender terrà come punto di riferimento per fare lo scaling sarà il 3D carso. E possiamo fare uno scaling, quindi possiamo scalare, premiamo S per scalare. Allora, vedete che lo scaling, se va verso il centro, lo fa su tutti e tre gli assi, X, Y e anche Z. Noi non vogliamo che lo faccia sull'asse Z, lo vogliamo solo sull'X, Y. Quindi facciamo Shift S, Shift Z, cioè gli diciamo a Blender fallo sull'X, Y, difatti compaiono le linee verdi e rosse dell'asse XY, e adesso mi farà uno scaling solo sull'asse XY.
Non mi farai lo screening su SZ? No, adesso tu stai facendo una cosa all'occhio. No, no, allora, se vuoi fare una cosa precisa, gli dai un fattore scala. Cioè, tu hai un foro, un diametro 6 e vuoi fare un diametro 5, fai 5 diviso 6, il numero che ti esce, fai scale per il numero che ti esce e poi vai a controllarlo, vedrai che la misura è quella. Quindi qui c'è il passaggio di posizionare il punto di perno, il punto che usa Blender per fare, diciamo, l'operazione di scaling. Quindi le altre operazioni bastava selezionare le facce, i vertici, spostarli nella quota che ci serviva. In questo caso possiamo fare un'operazione che non è per niente banale, perché sta roba qua non la fai con gli altri software, e istantaneamente riduci il diametro, fai il tab, sto pezzo qua è modificato, lo esporti, finito. Beh, per fare un foro, supponiamo, allora, la cosa più semplice è quella di usare le funzioni booleane. Allora, nella versione 2.79 non sempre si avevano dei pezzi corretti. Quello che vi consiglio è di andare nelle preferences, negli add-on, e di abilitare Bool Tool. Io l'ho abilitato e questo add-on qua, che lo trovate già dentro, lo flaggate e ve lo trovate qui a fianco. Ok? È questo strumento qua. Allora, supponiamo di fare un cubo. E di voler fare un foro qua. Allora, sull'ordine della selezione provate, cioè selezionate prima ad esempio il cubo, poi il pezzo e fate difference. Se non vi funziona vuol dire che avete fatto la selezione rovescia. Ci sono due modalità. Una è la brush e l'altra è quella praticamente definitiva. Sinceramente mi ha un po' lasciato perplesso il discorso, perché questa modalità non è una modalità definitiva. Cioè, se io sposto il cubo, vedete che mi fa un foro e continua a cambiare. Cioè, non è, è come che non fosse applicato il discorso. E la modalità brush. Io ho provato e il pezzo è integro, cioè non mi dà problemi per la stampa. Cioè, se io questo pezzo lo esporto, cioè quando facevo le operazioni booleane, perché le operazioni booleane normalmente passo indietro. Allora, in Blender normalmente le operazioni booleane si fanno così: si seleziona il pezzo, si va sui modificatori, si aggiunge un modificatore e c'è il modificatore booleano, che è questo qua. Qui si dice se è una differenza, un'intersezione, un'unione, come al solito, e qua si mette l'oggetto, diciamo esatto. Con questo strumento possiamo anche andare a selezionarlo. Qui diciamo ad esempio intersezione oppure differenza, dipende da cosa scegliete. Anche questa operazione non è definitiva, perché se io sposto questo pezzo, chiaramente l'operazione booleana continua a spostarsi. Però mi capitava spesso che esportavo il file tagliato così e probabilmente le normali delle facce magari erano rovesce in certi casi e mi dava problemi slice. Oppure certe volte rimangono dei vertici interni. Esatto, sì.
Comunque ho fatto diverse prove, sarà stata fortuna, non so, ma mai avuto problemi di operazioni booleane andate a male, diciamo. Quindi, però sto Bluetooth qua è veramente più comodo, secondo me. Cioè, hai il menu lì a fianco, selezioni il pezzo, selezioni Found Difference. Questo ti viene visualizzato in arancione, lo puoi spostare, modifichi e pezzo esporti. Vale la pena provare questa soluzione qua. Quindi per fare i fori questa può essere un'opzione. L'altra opzione. Tu hai solo pochi oggetti che ti possono fare il cubo Beh, ma o il prezzo. sì, ma io il cubo lo posso modificare, cioè sto cubo qua se lo voglio fatto diverso. Eh beh, cioè, no, tu disegni. Non prendi questi solidi già fatti. Sì, allora ci sono solidi fra le mesh già fatte, cioè il cubo, vabbè, il cerchio no, lasciamo stare, la sfera, il cilindro, il cono, il toro, quello che non trovi lo disegni. Beh, ma è così per tutti i casi. Sono queste parti che tu hai sembrato prima sul menu che hai fatto prima delle operazioni booleane, non c'erano No, tanti il menu delle operazioni booleane ti dice solo con cosa tagliare, con cosa aggiungere o togliere. Io in questo caso ho fatto un foro, cioè ho tolto materiale, ma puoi anche unire dei pezzi come al solito. non è che in relazione booleana puoi prendere un solido quello Sì. Sì, io adesso aggiungo aggiungo ad esempio un cilindro. Ok, questo è un cilindro. Vuoi fare un foro così? Vuoi fare un foro qua? Scusa. Vuoi fare un foro qua? Semplicemente selezioni il cilindro, selezioni l'oggetto, fai difference e hai fatto il foro. Se poi vuoi modificare, selezioni questo oggetto che è il cilindro, fa uno scale. E lui chiaramente lo scala, fa un foro più piccolo, lo sposti, vai dove vuoi. Chiaramente tutti questi oggetti hanno delle posizioni ben precise, che le trovi qua, su questa scheda qua. Cioè queste sono le posizioni rispetto al centro, lo zero degli assi. E invece su questa scheda view, no, qui hai, no, queste sono le dimensioni del pezzo, quindi è un diametro 6,37, vedi? Per 6,37, ma il diametro lo puoi impostare, qui vuoi un diametro 6,6, lo vuoi alto 20 mm, che tanto fa un foro, e queste sono le posizioni del pezzo rispetto allo zero. Sono le posizioni del centro del pezzo rispetto Sì. E si possono sempre modificare, nel senso se tu sta roba qua la vuoi modificare, vuoi fare ad esempio un'ellisse GY, hai fatto un foro. Un'asola, G, Y e la sposti, hai fatto un'asola. Cioè, la velocità che ha Blender difficilmente la trovi su altri software. Cioè, adesso vabbè. Quindi i passaggi fondamentali, vabbè, ce ne sarebbero tanti altri, ma sono questi qua. Mi viene in mente che le torrette dove c'è Le il vite. filetto, che siano le viste di un asse, le vuoi fare allo stesso tempo. Sì,
Allora, supponiamo un'altra cosa, vabbè, che è interessante, diceva Marco, sono gli step e sono fondamentali. Avere uno snap, cioè, supponiamo, è un punto di ancoraggio. Supponiamo, io sposto questi appoggi, queste poppette qua a una certa misura e ho bisogno di avere queste altre poppette la stessa identica misura di queste. Diventa difficile nel senso che o sai la misura e forse, c'è un sistema logicamente più veloce. Allora, selezioni i vertici, ok? Qui dice a Blender di ancorarsi ai vertex, cioè ai vertici, perché gli puoi dire di ancorarsi ai vertici, agli spigoli o alle facce o al volume. Vabbè. Noi facciamo ancorare i vertici. Allora gli diciamo di spostare, perché è un'operazione di spostamento, quindi G rispetto all'asse, perché altrimenti va dappertutto, Z, quindi solo su questo asse, e lo vogliamo all'altezza di questi qua. Per ancorarci, beh, c'è la calamita, ma è più comodo avere, premere il tasto CTRL. Io quando premo il tasto CTRL, là mi fa un cerchio, non so se si vede, c'è un cerchio arancione. Si vede il cerchio arancione qui sulla selezione? No, non si vede. C'è un cerchietto arancione. Questo mi ha ancorato perfettamente a questa misura. Se io voglio azzerare poppette a zero, mi ancoro a questa. Hai il cursore sopra Ah, devo essere sopra a un punto di ancoraggio, cioè un vertice. stai vincolando il movimento sull'asse di cucina, perché sennò ti si fa perdere. Z? Z, Sì, beh, chiaro. Io posso fare anche in questa vista qua, cioè faccio GZ e quindi si sposta, questi si spostano solo sulla vista Z e voglio ancorarlo su un vertice qua, ad esempio. Premo CTRL, appena premo CTRL appare un cerchietto sul punto, vediamo se si ingrandisce. No, si vede un po'. sì, Sì. Ecco, vedo. questo è il punto di ancoraggio. I quattro appoggi sono della stessa identica altezza. Si può fare qualcosa con quelle facce triangolari? No, sono triangolari, devono restare triangolari, non è che, cioè, quando esporti rimangono triangolari, cioè, ma non ha neanche senso, in che senso farci qualcosa? Sì, non è sicuro, se dovessi fare un su quello è un po' più, capito, per le facce triangolari fa un po' fatica, insomma. No? No. Fa anche riparazioni, no, Blender delle mesh. Io ho creato un file, no? Questo file, ho trovato un file che ha un difetto. Posso importarlo su Blender e lì va a fare un Per questo il tool che ha presentato Dario, il talk dell'altra volta che spiegava gli strumenti di Blender per riparare praticamente se ci sono facce che non sono planari, se ci sono duplicati di vertici, facce rovesce. Sì, verifica di integrità. Verifica di integrità delle mesh. Allora, tanto per ripartire da capo, tanto allora, supponiamo di riaprire Blender. Supponiamo, fase 2. Allora, seleziono tutto, X, cancello. Così partiamo da un pezzo nuovo, avvio questo strumento qua, tanto perché vedete le scorciatoie a tastiera, file, importa, STL, i pezzi qua, li seleziono tutti e due, importa. Faccio uno scaling, S0001, premo il tasto, faccio apparire qua da item. Controlla dimensione 50,5 mm, vuol dire che i pezzi sono giusti. Se
Se volete, se avete una selezione così che non vedete più il pezzo e avete il tasto home sulla tastiera, vi massimizza tutto, ma sui portatili non so se lo trovate. Se vi taglia dei pezzi qua di vista è perché la visualizzazione, basta cambiare qui premendo N o sto strumento, o sta freccetta qua, view. Perché là dove c'è l'icona della Sì, camera. qua, eccola qua. C'è questa Dove c'è la freccetta qua. telecamera, Sì, andate su clip start, questo è il taglio di partenza, che se è troppo lungo vi taglia tutto, lo portate al minimo. Qui adesso avete il pezzo scalato, supponiamo di selezionare solo la scatola, tab, andiamo in edit mode, Z4 e lo vediamo in wireframe, facciamo una finestra. Facciamo GZ2 tab e abbiamo il pezzo già modificato 2 mm più alto. Se vogliamo chiudere i fori, selezioniamo i quattro vertici qua, facciamo Alt M con l'asse, abbiamo collassato, selezioniamo questi quattro qua, facciamo Alt M all'ultimo tab, abbiamo chiuso il foro. Se vogliamo ad esempio un foro dall'altra parte, beh, operazioni booleane come abbiamo visto prima, cioè shift A, facciamo ad esempio un cubo, lo scaliamo, S, scaliamo le dimensioni, premiamo N, vogliamo una dimensione precisa di questo cubo, lo vogliamo grande, non so, 12 mm per 6. Per 6, vediamo, ecco qua. Decidiamo dove lo vogliamo, qui possiamo impostare le misure, quindi a Z10 ad esempio, Y0 X27, 27 serve niente, ecco qua. Vogliamo fare un foro lì, quindi selezioniamo il pezzo che fa il foro, selezioniamo l'oggetto. Dal menu Tool, avendo abilitato l'addon Tool Bool, Difference, ecco qua. Fate il foro, se volete un foro quadrato, mettete un cubo, ovale, un cilindro, poi lo allungate, fate un'ovalina. Questo pezzo qua, per esportarlo, file, esporta, STL, un punto, lo mettiamo nella home e mettiamo, si chiama Lugvi STL, avviamo slice e vediamo se il pezzo è coerente oppure no. Add Lugvi STL. Il pezzo è coerente, non ha difetti. C'è quel coso lì che questo qua, che forse basta oscurarlo, vediamo, perché probabilmente era selezionato. Ah, un'altra cosa, esporta STL, sì, però una cosa mi sono dimenticato, qua dovete flaggare selection only, cioè solo il selezionato, ho sbagliato io. Riscriviamo sopra, add, lovi, ecco qua. Se volete spostare le poppette delle viti, allora si può fare una cosa del genere, ad esempio così. Vabbè, facciamo una cosa semplice, facciamo le poppette, ma anche, vabbè, vediamo se riusciamo a fare una selezione col laso, ad esempio, e col mouse, ops,
attimo. Se non facciamo così, sì, sì, esatto, bravo. 34. Ma il naso. Altra cosa che si può fare è quella della scala rispetto a un punto, cioè spostare tutte e quattro le parti selezionate verso il centro, però un po' si ridimensiona anche il diametro. Cioè, ecco qua. Bene. Eccoci, andiamo a deselezionare. Qui ci sono delle facce selezionate, quindi C e col tasto Shift dovremo deselezionarle. Ok, adesso che abbiamo tutte le poppette selezionate, gli diciamo, ad esempio, posizioniamo il tiro di carso nella selezione, quindi va in centro. Ok, facciamo G per uno spostamento, scale, sì, però diciamo non global ma cursor. Allora G perché vogliamo spostarle, scale perché vogliamo che tutte e quattro si spostano simultaneamente, shift Z perché non vogliamo che cambiano di dimensioni di altezza, e possiamo spostare verso il centro in modo perfettamente coerente. Se volete un qualcosa di preciso, tenete premuto il tasto Shift e quindi vi farà uno spostamento graduale. Ok, possiamo spostare tutte e quattro insieme, però ecco, facendo uno scale così non cambia lo Z, però un po' i diametri si cambiano di dimensioni. Sì, un po' sì. In questo caso sì, perché sennò bisogna fare la selezione del diametro e fare G, spostamento G, X, X, Y, facciamo fare uno spostamento ognuno, cioè nel senso, se io faccio così... Sì, no, se devi spostare, se devi spostare di poco, il diametro si scala, quindi diminuisce. Se vuoi spostare effettivamente in modo, non cambiando il diametro, cioè non vuoi che il diametro cambi, devi selezionare effettivamente solo quel che serve, quindi questa roba qua sicuramente no. Li vuoi spostare di 2 mm in X e 2 in Y, G, X2, G, Y, meno 2, e hai spostato il pezzo. Ok, poi qua bisogna stare attenti un attimo a cosa si seleziona, perché qui probabilmente c'era qualcosa, c'era una faccia esatto selezionata, mancava una faccia. No, com'è? Ah, sì, esatto. Ecco, si fa G. Sì, ecco, bisogna selezionare solo le facce giuste, perché altrimenti... Sì, va chiaramente... ecco qua, adesso fai G, X2, G, Y, meno 2 e l'hai spostato di 2 mm, ecco qua, e stessa cosa per eventualmente il diametro, se vuoi diminuire o aumentare il diametro, selezioni solo il cerchio di vertici. Supponiamo di voler aumentare solo il diametro esterno, ad esempio, premi C, selezioni solo, un attimo perché devo selezionare questi qua, C, e fai il giro intorno dei vertici qua, ok,
posizioni 3D cursor sulla selezione in modo da dare il punto di perno lì e fanno uno scale che è G, S, Shift Z e sposti solo il diametro esterno. Questo è uno scale corretto, eh? G, S, Shift Z e cambi solo il diametro esterno senza spostare l'altezza. Queste sono operazioni particolari, per carità, però ti fa risparmiare il ridisegnare il pezzo, oppure il dover prima cancellare tutti i diametri, poi fai i nuovi diametri, cilindri, fai l'operazione booleana e poi fai l'operazione booleana per il foro. Cioè, qui ci metti un secondo e hai risolto il problema, riesporti e hai il pezzo finito. Cioè, vale la pena a volte magari seguire un tutorial 10 minuti e guardare i passaggi uno a uno che ridisegnare il pezzo che ci metti un giorno. Secondo me vale la pena, insomma. Poi un elenco dei comandi che uso qui, adesso te li ripeti in sequenza, tanto G, S. Allora sì, fondamentalmente. Allora, ce ne sono tre, cioè c'è lo spostamento, che comunque potete usare questi comandi qua. L'icona qua vi fa comparire le frecce per i tre assi, però quando disegni è veramente scomodo. Questo era, c'è il grab, G, che sta per grab, quindi premi G, premi. Beh, prima selezioni il pezzo, premi G che sta per grab, X, Y, Z per vincolare, se hai bisogno di vincolare, quindi se premo X vedi che compare una linea rossa, violacea, Y verde e Z blu, e adesso il pezzo è vincolato a quello spostamento lì, perché altrimenti si sposta nei tre assi o in due assi e diventa pericoloso perché non sei più, non è più uno spostamento corretto, diciamo, no? E puoi dare la quota, cioè GX2 si sposta di 2 mm. L'altro comando è lo scale, che ti serve fondamentalmente per scalare il pezzo, ad esempio, cioè importi il pezzo e 2 metri di dimensione, perché l'STL, ma ti capita che non ha le dimensioni corrette, quindi fai uno scale S, lo moltiplichi per 0,1 o per 0,01 o 0,001 e lo porti di dimensioni. Un altro... Allora, un altro momento che puoi usare lo scaling è quello nel quale fai la ridimensione, ad esempio, del diametro esterno, quindi prima, no? Hai questi vertici selezionati e vuoi aumentarne il diametro, non puoi fare un movimento, non è un G, non è uno spostamento, non è un grab, è uno scaling, deve essere un qualcosa. Esatto, devi strecciare, ok? Quindi è uno scaling, fai S di scaling e lui lo scala, però scala in tutti e tre gli assi in modo costante, quindi Shift Z, gli dici non farlo sull'asse Z, farlo solo sull'XY, questo è un altro modo di usare lo scaling. E l'altro è la rotazione. Cioè lo scaling è sempre comunque una costante, diciamo, millimetri, 2 millimetri, si scala. No, lo scaling è in percentuale. E quindi dicevo prima, Claudio, se tu hai un diametro 6 e lo vuoi far diventare 5, ad esempio, il diametro centrale, devi fare oppure il diametro esterno, questo qua, è un diametro 8 mm, lo vuoi portare a 10, ok? Devi fare la quota di arrivo diviso la quota di partenza ed è la misura che devi impostare nello scaling. E lo scrivi. E lo scrivi 1.08, 1.002, non so, quello che riesce. Allora, per misurare il diametro,
se le vuoi fare proprio a, diciamo così, un po' più o meno, se non ti interessa proprio la precisione, allora posizioni il cursore in centro, quindi Shift S, cursore to selected in centro qua. Poi fanno un cerchio, quindi adesso vai in object mode, tanto per non farlo all'interno, a fare un altro oggetto lì dentro. Fai Shift A, quindi nuovo oggetto, oppure da add qui, mesh cerchio, S per scalare, perché questo cerchio qua sarà enorme, eccolo qua, lo scali se non ti interessa proprio la precisione massima, a parte che comunque se lo ingrandisci tanto riesci anche a non farlo proprio sbagliato di tanto, ok, e poi vai a interrogare la dimensione qui. Qui ci sono le dimensioni, dimension 6 e 23. Okay. Un altro sistema potrebbe essere questo qua. Allora, si va in edit mode. Conosciuto il mercato in cui io... No, allora, esatto. Un altro sistema è questo qua. Allora, vai in selezione di vertici. Selezioni tre vertici, o anche di più. Ok. Fai... tasto destro, TinyCAD, che poi vi faccio, è un add-on che si abilita, basta abilita il TinyCAD, e ricostruisce il cerchio. Adesso questo ha ricostruito un cerchio, che è questo qua, che è sto cerchio qua, okay. Eccolo qua, questo qua lo separiamo, così abbiamo un cerchio a parte. Questo cerchio qua lo andate a interrogare e ha preso 6,18, ha preso tutti i punti massimi. Adesso potete fare un cerchio anche con più vertici, ok, dipende, cioè il programma vi dà possibilità di, cioè l'addon vi dà possibilità di gestire sta roba qua. Allora, questo lo cancello, no. Allora, cioè, perché fondamentalmente non hai garanzia che sia un cerchio, com'è? Cioè non hai la garanzia che quello di sotto sia un cerchio, cioè non c'è niente in blender, cioè sì, questo è un cerchio, quello lì è quello di l'unione di più superfici, tu devi dire che ti siamo un altro cerchio sopra, adesso gli dico così non c'è più su questi tre punti, però non sei, diciamo, matematicamente sicuro che lo risponda alla geometria che è sotto. Allora, selezioniamo tre punti che possono essere anche vicini, perché tanto non... Ups, ciao. È andato. Vabbè, senza scalarlo vi faccio vedere l'addon. Mai salvato fino adesso, mai fatto un control S, cioè tutte le operazioni che abbiamo fatto, mai salvato una volta, cioè non sarebbe proprio così da usare. Allora, vai in edit mode, deselezioni tutto, in modalità selezione di vertici e selezioni 3 o anche di più, quanti vuoi. Fai destro, TinyCAD, ricostruisci un cerchio e qua hai possibilità di decidere quanti segmenti avrà il cerchio, ok? Da 3 a 6, 9, quanti vuoi. Però questo non dovrebbe cambiare, esatto. Quindi il cerchio che è andato a fare, che è questo qua, lo selezionate con Alt e clic sinistro. Se lo volete separare premete P, Selection. Adesso qui avete un oggetto a parte che è ragionevolmente simile, perché ha quasi lo stesso numero di sfaccettature. Vabbè, adesso qui non è scalato il pezzo, perché non ho fatto la scala.
però il diametro lo trovate qua su Dimension. Questo è affidabile. Avete beccato una serie di punti di vertici attorno, avete ricreato un cerchio, questo è affidabile. Chiaro che fai STL non crea cerchi, ma crea una serie di sfaccettature, ma anche Blender fa così. Quindi i passaggi effettivamente per modificare un pezzo, per fare semplici modifiche, sono quelli lì. Si importa, si va in Edit Mode, si seleziona i vertici, beh, prima si scala il pezzo perché magari scala 10, 20, 30 a 1, no, 10, 20, 100, 1000 a 1, si spostano i vertici velocemente, si possono fare delle operazioni, veramente sono un casino da fare con altri programmi. Semplicemente sta roba qua, questo era il messaggio che volevo passare, perché sono pochi i comandi alla fine per fare solo quelle operazioni. Poi, vabbè, con Blender si può divagare giornate intere, ma questa roba qua è veramente un attimo, ecco. Io ho finito anche perché sono le 11, non intendevo arrivare a sto radio qua, quindi se avete domande, se no... Bene, signori, grazie.